Scegliere un sistema come Linux è molto semplice, in quanto è stato dimostrato più volte che il sistema operativo GNU Linux è tendenzialmente quasi esente dai virus informatici che infettano normalmente i sistemi della chiamiamola concorrenza, ma comunque Microsoft è anche una parte, in piccola parte, di Apple. Passare al software libero è una cosa importante, in quanto oltre a essere un valido sistema per poter riutilizzare macchine altrimenti impossibili da riutilizzare con i sistemi del licenza pagamento, Linux ci dà la possibilità di avere sempre dei computer performanti, e il software libero ci dà la possibilità sempre di scegliere noi il software da utilizzare. I'd rather take the old way. My mind's so clear. Vecchio è un termine che è piuttosto labile. Io oggi ho fatto una presentazione con un PC che è del 2003. Quindi diciamo che quando supera i 15 anni nel mio mondo il PC si può considerare vecchio. Poi bisogna fare differenza anche che tipo di servizi svolge il PC. Se è una macchina che deve essere utilizzata per un uso privato domestico, ovviamente ci rendiamo nell'ordine di grandezza dei 7, 8, 10 anni. Se invece è una macchina server può addirittura arrivare 20, 25 anni di utilizzo continuo. I've got all those things to do. Per tenere in forma il proprio PC, intanto informarsi, come in tutte le cose della vita, cercare di seguire le istruzioni che vengono generosamente date dalle comunità che sono dietro le distribuzioni Linux. Fare i backup non è mai un errore, farne due, farne tre, farne quattro, perché l'errore è sempre sotto l'angolo, una cancellazione errata o un errore hardware. E stare attenti sempre a quello che si fa, anche una semplice chiavetta USB può portare danno, quindi sapere sempre quello che si fa, non dare nulla per scontato. Allora, come Pordenone Linux User Group e cominciando anche prima dell'associazione, già da diversi anni un gruppo di papà, definiti così papà folletti simpaticamente dalle maestre, sta recuperando PC vecchi. Per PC vecchi intendiamo, come diceva Roberto prima, 7, 8, anche 10 anni. Tutta l'aula informatica della scuola, in particolare di Kions, è attrezzata con PC vecchi. Cosa si fa con un PC vecchio? Si può riutilizzare con software libero, quindi licenza gratuita, riutilizzo gratuito e, nel caso delle scuole, condivisione, che è la cosa più importante all'interno della scuola. Un progetto che sta avanzando da noi sono anche le lavagne multimediali a basso costo, un'alternativa alle LIM proprietarie che hanno le scuole in giro, dove da tendenzialmente una cifra base di partenza di 2.500 euro non riusciamo dagli 100-150 euro fino a un massimo di 700 se bisogna comprare completamente tutto, ad installare delle lavagne che fanno l'esatta funzione della lavagna proprietaria. Quindi con il costo di una tendenzialmente se ne possono sviluppare 3, 4 o anche 5. Il problema di cosa fare quando il PC ha veramente concluso la sua vita di utilizzo è un problema non da poco, sia per le aziende che per i privati. Per le aziende hanno i loro canali per smaltire i loro prodotti, mentre per i privati ovviamente finisce sempre in discarica. Questo è un problema perché i PC potrebbero essere smontati, potrebbero essere presi i metalli pesanti, che sono poi le parti più inquinanti per l'ambiente, e poter essere trattati in maniera corretta. Quindi il consiglio che do è cercare dei punti dove è possibile dismettere in maniera corretta i PC. You don't have to get loud.